Prima conferenza stampa da allenatore con pieni poteri per Giovanni Bucaro. In settimana le dimissioni di Zeman, l'annuncio ufficiale di Bucaro sulla panchina biancazzurra. Domani alle 16:15 la gara casalinga contro la Lucchese. Saranno assenti ancora Accornero e Vergani. Accornero da lunedì tornerà regolarmente in gruppo con la squadra. Per Vergani c'è invece ancora da attendere ancora almeno una settimana. Sostanzialmente scelte fatte per Bucaro, probabilmente dubbio Aloy Franchini in mediana, per il resto Plizzari tre pali, Floriani, Brosco, Di Pasquale e Milani in difesa, squizzato regista con Aloy, favorito su Franchini e Tuniov, davanti Cangiano, Cuppone e Merola al rientro per il tridente offensivo. Tante parole interessanti dette da Bucaro in conferenza, chiaramente imitare Zeman è impossibile, porterò anche alcuni miei concetti quali: sono stato un difensore, qualcosa di mio nel reparto arretrato, lo vedrete, questo ed altro nei passaggi salienti della conferenza stampa con le immagini di Alberto Capo. Volevo precisare una cosa, io adesso sarò più spesso qui, prima ero solo un collaboratore, ci siamo visti qualche volta quando il mister era assente, ma adesso ci vedremo più spesso. Io rispetto il lavoro vostro, vi chiedo di rispettare il lavoro mio. Ho letto qualcosa di mercoledì mattina che sinceramente non mi è piaciuto, perché una balla è una cosa inventata, nel senso che io non ero d'accordo con la formazione che aveva fatto il mister. È una sciocchezza, ma questo vale per tutti, io non dico chi l'ha scritta, chi l'ha... Rispettiamoci, io accetto le critiche, perché un allenatore al 90% è criticato, poi al 10% può essere elogiato in base al risultato se ha vinto. Le accetto le critiche, accetto tutto, però dire cose che non stanno né in cielo né in terra, ve lo chiedo per favore, rispettiamoci, io sarò sempre qua, perderemo, vinceremo, mi presenterò sempre finché la società mi dirà presentati, però come voi fate il vostro lavoro, io faccio il mio, mi piace la verità, cioè dire cose che non stanno, non so da dove può essere venuta questa cosa, il mister tutte le formazioni che ha fatto dallo scorso anno a quest'anno le ha date 3 ore prima della partita e nessuno di noi dello staff o della società ha mai saputo qual era la formazione, ma né io né i componenti dello staff abbiamo mai messo in discussione quello che potevano essere le scelte del mister, perché sarebbe stato grave. E Zeman è unico nel suo modo anche poi di scegliere chi deve giocare, quindi volevo fare questa precisazione, così siamo tutti sulla stessa, diciamo, banda, dobbiamo camminare insieme. Allora mister, io le chiedo una cosa sul concetto che ha detto poco fa del suo modo di pensare il calcio rispetto a Zeman, e una cosa sulla partita di domani. Ha detto: mi porto dietro i concetti del mister, ma poi se volessi imitare Zeman prendo le valigie e vado a casa. Ecco, dove si sente un po' diverso rispetto a Zeman dal punto di vista tattico? Qual è un aspetto che ci può dire dove lei la vede diversamente? E poi le chiedo una cosa sulla partita di domani. Per fare quello che fa il mister, che come ho detto prima comunque la fase offensiva, i tempi sono suoi, nessuno lo può imitare, chi l'ha imitato si è fatto male. È normale che per fare quello devi avere un discorso della fase difensiva estrema, perché se no non riusciresti a fare quello che ha fatto fino a ieri mister Zeman, perché ha fatto un po' la storia del calcio. Io ho fatto il difensore, è normale che qualcosina di diverso in fase difensiva la porterò, questo è inevitabile, se no, come ho detto prima, è meglio che mi faccio le valigie e me ne vado dopo questa conferenza stampa. La squadra deve essere spregiudicata in alcuni momenti, poi deve capire che ci sono dei momenti che prendere dei rischi in certe situazioni non ne vale la pena. Abbiamo studiato alcune situazioni, mi auguro che nel più breve tempo possibile i ragazzi la capiranno e la metteranno in mostra, però sicuramente i concetti sono quelli del mister, perché proseguirò il lavoro del mister, è normale che devo rivedere qualcosina per quelle che sono le mie idee. Mentre sulla partita di domani, più che sulla partita, poi magari sarà anche qualche collega chiederà sulla Lucchese, io le volevo chiedere sulle idee a centrocampo. Ci sono delle coppie, nel senso Tuniov può giocare con tutti, oppure Tuniov, dico un nome a caso, Tuniov e Meazzi insieme non possono giocare, Meazzi
De Marco insieme, ecco, ha fatto almeno questo, ce le può dire delle coppie? Sì, vabbè, c'ho le coppie, secondo me in questo momento le coppie possiamo fare la mezzala destra, Loi e Franchini, in questo momento poi anche in base alla partita, all'avversario, possono giocare Loi e Franchini insieme. In mezzo al campo il mediano, il metodista, da Gasso e Squizzato hanno le caratteristiche migliori come ruolo. E poi di là abbiamo Meazzi, abbiamo Tuniov, abbiamo De Marco che può giocare sia centrodestra che centrosinistra. Ma questo non significa che, diciamo, metto i ruoli centrodestra e centrosinistra, che magari adesso ho detto a Loi e Franchini che a Loi e Franchini non possano giocare insieme. Questo può succedere, però sicuramente le coppie sono quelle lì che ho detto prima. Meazzi è un grande lavoratore, è una via di mezzo, è difficile. Loro, per dire, a Lucchese c'ha un giocatore che più o meno assomiglia un po' a Meazzi come ruolo, può fare sia l'esterno, può giocare sotto punta, può fare la mezzala, che è Rizzo Pinna, un po' assomiglia a Rizzo Pinna, lo possiamo utilizzare sia come esterno come mezzala, perché al di là delle qualità che ha è un grande lavoratore, è un ragazzo applicato, quindi possiamo scegliere anche i due ruoli. Se ci spiega un po' la Lucchese che tipo di avversario è, se l'ha chiaramente l'ha studiata, e che tipo di Pescara dovremo vedere, dove deve essere bravo domani il Pescara? Ma la Lucchese è una squadra che ha un po' anche in partita alterna dei momenti ottimi a dei momenti magari meno ottimi, non dico quasi come noi, ma più o meno così, con alti e bassi anche durante la partita. È ben allenata perché è una squadra che ricerca pure il palleggio, che gioca anche un buon calcio, ha giocatori pure esperti che ti possono mettere in difficoltà, giocano, sono anche aggressivi quando non hanno il pallone. È una squadra come tutte quelle che ci sono in Serie C, sempre da valutare nell'arco della partita. Noi come la dobbiamo fare? Dobbiamo essere bravi, perché se non mettiamo coraggio, se non siamo veloci quando dobbiamo andare in avanti, rischiamo poi di andare a sbattere contro il muro. Dobbiamo stare attenti, perché comunque loro davanti hanno una squadra che per caratteristiche sono anche veloci, hanno qualità, quindi dobbiamo stare attenti quando loro ci vengono dentro.